è stata Belien, terzo muro per la centrale olandese, settimo punto personale. 5-1 Modena, scorupa dietro per Ortolani, tocco del muro, attacco vincente per Serena Ortolani, settimo punto per lei Ortolani. Ricordiamo ancora, schierata da opposto per Domsia. Domsia che aveva già lasciato il campo per Carolina Costagrande, poi si è fatta male e allora Ortolani viene schierata opposta. Errore di Folin, battuta, decimo errore di squadra. 6-2 più 4 di Junior Meccanica. Nerimano Zoi in battuta, battuta sulla stessa Bricio e poi Cella in attacco. È un grande colpo quello di Elisa Cella, è un diagonale strettissimo, terzo punto per Cella. Ecco qui il replay, Cella è muro piazzato, lei va a chiudere nei 3 metri, non può nulla Bosetti. Ortolani lunga, altro errore, undicesimo di squadra, secondo errore consecutivo e dai 9 metri per Conegliano, che dà respiro a Modena. Modena che ha più 4 e vantaggio anche 2-7-1. Orbelien, battuta tesa, Bricio precisa in ricezione, poi il pallonetto sulla pipe, vincente Ortolani, ottavo punto per Serena Ortolani. Pallonetto molto corto, posto 2. 7-4 Cella, attesa Zoi, ma difficile per Bosetti, ma con il pallonetto in mezzo al campo, ben difesa, un'attenta di Gennaro, altrettanto attenta Giulia Leonardi, muro, si gioca ancora Modena con Brakočević. Ortolani, 11 Folli, 7 De Cruyff, 3 Cella. Primo tempo ancora per De Cruyff, ottavo punto per lei. Attenzione perché il pallone finisce sul volto, anzi sul naso probabilmente, di Francesca Ferretti, che si tocca proprio il naso. Entrano terapista, entra il medico sociale, lo staff medico sanitario proprio di Modena, quindi esce sangue, no? Il setto nasale non è stato coinvolto, verifica il medico. E allora si può tornare a giocare. 8-6, Conegliano è lì. Bosetti, battuta su Bricio, il primo tempo di Raffaele Folli, gira Leonardo, traiettoria sulla difesa, finisce in out. E allora 12° punto per Folli, ecco qui piazzata Leonardo che non riesce a tenere, scorruba per la giudice polacca in battuta. Il recupero della decima giornata campionato serie 1 femminile, Giugiano Meccanica Modena avanti 2-7-1 su Conegliano. Il muro, la copertura sull'attacco di Brakočević, free ball Conegliano, scorruppa per
calcio, la palla è in campo, parallela, vincente di Brivido, 14° punto per lei, Conegliano è a meno 1, merita di essere certamente visto con il replay questo attacco, ecco qui, lascia scorrere il pallone, applausi per Brivido. No, la palla è viva, Riccio Bosetti, seconda linea per Scorupa, precisissimo in quattro, Ortolani può andare a giocare sulle mani di Ferretti. 10-9, la messicana Bricio in battuta, Samantha Bricio, eccola qui. Viene Bosetti, Ferretti, palla bassa, c'è il muro, Herman, scusate, Zoe, palla appoggiata, l'invasione di Folli, l'invasione di Folli, si autoaccusa. 11-9, respira la Lugio. Peccato invece per la per l'Imoca Volley Conegliano, perché aveva la rigiocata del possibile 10 pari. 11-9 invece Modena, scorupa dietro per Ortolani, la palla è lì, è viva, non c'è l'invasione, si gioca, fallo di Ortolani, no, fallo di Modena, quindi non di Ortolani, evidentemente probabilmente una giocatrice in seconda linea con non avevo capito questo chiamato, mi sono molto sicuro della spiegazione, ecco qui con la palla figlia, questa è la parte finale del replay, ha indicato un tocco a muro di una giocatrice in seconda linea, tant'è il punto viene discussioni, in questo punto di vista sarebbe il terzo ace di squadra, il primo per Raffaele, il suo 13° punto personale, no, non c'è, ha staccato con il piede sinistro qualche centimetro, qualche millimetro se volete, prima della linea di battuta, e allora perfetta parità, 11 pari. Molto insidiosa, Bracocce vince forza, colpo di Cruyff, no, no, punto per lei, secondo muro, time out probabilmente, sì, è pronto, Marco Gaspari, noi però andiamo sulla panchina dell'Imoca Volley Conegliano. Non stare sulla 7, ok, la 7 la dobbiamo difendere ragazzi, ok, se parte la 7. Però parti un passo per marcare la parallela alla Bracocci, ok? E poi torni sull'incrocio. Sulla 7 ragazzi dovete fare un sacrificio, stare un po' più lunghe sulla 7, non state sotto, in modo che se esci quel taglio io difendiamo. E poi pronti per i due palloni, ok? Vai! Indicazione a muro per tenere Bracocci e vicine in difesa per inseguire la 7. Ciao, 11